Asi shkordën e brokëtë, e së vetën a kanta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo fuori lo stadio e oggi lo stadio c'entra, perché qualche giorno fa ho vinto in un quiz televisivo. Quindi sto andando a ritirare una maglietta molto speciale, che non sarà sicuramente ufficiale, sarà una replica, mi aspetto un facsimile, però comunque di buona fattura, al Museo CAM, dove qualche giorno fa, in questo servizio televisivo, in un quiz a premi ho vinto. Magicamente ho vinto, non vinco i giveaway, perché ovviamente sulla ciorta non possiamo mai fare affidamento. Chi c'è dall'altro lato? Posso? Prego, in diretta, il suo nome? Mi chiamo Simone. Buonasera. Non sento molto bene. Buonasera. Comunque, Simone, dovrebbe... Penso dovrebbe... Fidele. Come ha fatto a indovinare? Dallo scarabocchio? Dai capelli! Guardiamo la figurina. I capelli biondi. Guardiamo la figurina. Gianluca, i capelli. Sembra il 2012. 2012. Adesso quindi, macchina... Ci dirigiamo direzione Cisdinona, vado a mettermi la benza e dopo la benza ce la diamo là. Oh là là. In realtà faccio un attimo prima scalo a Capodimonte. Tac, destinazione raggiunta, vediamo se ci fanno entrare, abbiamo fatto un'ora di ritardo. Progetto fatto dall'imprenditore e collezionista Francesco Cammarota e dove c'è la sua collezione privata, insomma, 1973, Los Cebollitas, Diego Armando Maradona, tredicenne, non fecero i conti che poi nelle loro file c'era un certo Diego Maradona, perché 137 partite, 136 vittorie e un pareggio. Che quanto dire, insomma. Non ci voleva il pareggio. Lazio-Napoli, primo gol di Maradona in trasferta. Questo qui è un pezzo unico perché questa maglia è stata scambiata in campo con Batista, giocatore della Lazio. Questa è l'immagine dello scambio, vedi? Che è questa qui. Che è questa. So che i giocatori hanno quindi più maglie a disposizione durante una partita. Sì. Hanno tipo almeno una per primo e secondo tempo. Allora, sì, all'epoca mi sa di sì. Adesso addirittura si arriva a tre. Chiudiamola alla Maradona, cominciamola alla Careca, arriviamo ai 2 anni della Record Cucine, i 3 anni della Boiello. Tra le tante maglie c'è questa qui particolare, modello Aston Villa, che si è giocata solo contro la Lazio, andando poi a ritroso la cavalcata del secondo scudetto, le maglie 88-89, 84-85 del primo anno di Maradona, e andiamo a ritroso fino ad arrivare al 1953, che è la maglia più antica che abbiamo nel museo, proprio questa qui, 1953. Luciano Comaschi, con tanto di lettera di autenticità scritta a suo pugno. Poi invece ripercorriamo nuovamente la carriera di Maradona, qua siamo nell'Argentinos Junior, torneo metropolitano 77, torneo metropolitano del 78, entrambi le maglie di fabbricazione Deportit. Poi abbiamo la maglia del Mondiale Giovanile 1979, Tokyo, dove Maradona vincerà il suo primo mondiale, insomma, sebbene un mondiale under 20. Altra maglia significativa, questa qui d'Italia 90. Giocata allo Stadio San Paolo, Argentina, URSS. Inquadra un attimo quella. Ce l'ha uguale, quella ce l'ha uguale, quella ce l'ha uguale. Questa? Ce l'ho. Quella? No. Quella non ce l'ho. No, sì, bisogna rimediare. Bisogna rimediare. Questa? No. No. Quelle due no. No. Questa sì. Okay. Questa? Quella... No. Qui ci sta il mini studio dove fanno il lunedì la puntata. E io ho vinto quella maglietta lì al quiz di Fidele. Però è forte, qua sai che video escono. Oh, un po' più di luce, probabilmente penso che la accenda. Allora, sta sia lì. Datolo la maglia del Seppelliteci qui 2-3 a Torino. Torino, sì. Con gol. Il secondo, mi sembra. Esordio di Edinson Cavani dal primo minuto con la maglia del Napoli, Elfsborg Napoli, Svezia 0-2. Cavani, sì. Scarpette di Cavani della partita, della partita, maglia di Shizaki, giocatore del cavolo del chapeau. Primo trofeo dell'era De Laurentiis, maggio 2012, Edinson Cavani, autore di uno dei due gol della vittoria, Napoli Juventus 2-0. Secondo Hamsik. Gargano, la Supercoppa di Doha, Dries Mertens, Napoli Juventus 0-1, gol di Kalidou Koulibaly al 90°. Completino di Paolo Cannavaro, rapina di Pechino, Supercoppa. Ricordo. Dove l'anno Mazzoleni. Zuniga, ricordo ancora. Pandev pure.
Abbiamo visitato. Abbiamo fatto tutto. Io non ero la pasta. Esatto, è come c'è sta lite. Prima ci stava Voiello, poi ci stava Record Cucina. E per questa è la cosa proprio particolare rispetto ad adesso. Sì, ho capito. Però prima era cotone, ma è roba sintetica. Guarda questa maglietta quella là, quanto è bella però. Ma pure questa qua. Ah, questa è bella. E queste sono le maglie più vecchie, anni 60, 70, queste erano così. Ti piacciono? Sì. Così, sì, pulite. Sì, sì. Questo è il gruppo di ferro 12 punti. La cosa è fatta in Champions, nessuna squadra ha fatto 12 punti ed è uscita dal girone. E con 7-8 come passa. Napoli con 12 è stata l'unica squadra a non passare. La sto. Assurdo. Che siamo sempre fortunati. Tu come l'hai vista la trasmissione per TV? O? La trasmissione l'ho vista su Facebook. Ma c'è il nostro canale, com'è? Ok, ok, molto, molto fedele comunque. Sì, no, abbastanza, sì, sì, sì. Ma che luce. Vabbè, posso dire una cosa, una faccia felice però. Sorpresa. Non anche chiudere adesso. Devo finire con una frase, posso farlo dire. Si dice bozza, no? No, no. Ci sarebbe da stare mezza giornata a raccontare Maglie per Maglie. Sì, perché poi ognuno ha una storia. Tu Amazon ogni tanto quando fanno le offerte cerco di prendere. Ma non indossate, le compri diciamo da store, diciamo. Esatto, da store. Per chi è appassionato non cambia nulla, nel senso che quella è sempre la maglia del Napoli. Però è chiaro che la maglia sporca da campo, cioè se ti apro la porta e ti faccio sentire la maglia rossa, che è una delle ultime partite. Scusatemi che si sente ancora la puzza di sudore. Sì, 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 sì. Spero il video vi sia piaciuto. È un posto molto bello, quindi veniteci. Potete contattare, scrivete Museo Cam su Instagram o su internet e trovate tutta la roba per poter venire qui a visitare questo posto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima avventura, al prossimo video. Sergistan. Si prende? Sì. Sta riprendendo? Sì. Sta riprendendo? Ok. Ragazzi, ricordatevi che il calcio non è uno sport, è una malattia. Un avo. Pozzo Napoli! 1926. Il mio sangue è bianco azzurro. Come si spegne?